I residenti che da tempo nel comitato Giardini Margherita chiedono a Piacenza maggiori controlli e sicurezza nella zona riconoscono che un buon lavoro è stato fatto, anche se ribadiscono l'importanza di presenze fisse e soprattutto l'installazione delle telecamere. Da parte sua l'assessore alla partita garantisce che anche questo obiettivo sarà presto raggiunto nell'ambito di un sistema di iniziative che sta gradualmente realizzandosi in città. Modificata, se modificata e migliorata. Auguriamo, auspichiamo al nuovo questore, che ho avuto l'onore di conoscere, di lavorare nelle stesse misure e nella stessa dimensione dell'altro questore, e penso che abbia recepito benissimo il messaggio, perché ho visto che anche in questi giorni, insomma, di controlli ce ne sono. Andrebbe però controllata maggiormente il fine settimana e soprattutto nei giardini. Adesso ci dovrebbero essere un po' più presenze anche delle forze di polizia municipale, perché la zona purtroppo vicino alla stazione è un punto difficile in tutte le città d'Italia. Noi continuiamo a chiedere l'installazione delle telecamere, perché la stessa questura dice che è importantissimo che ci siano, perché anche per noi sono un ottimo contributo, un ottimo aiuto. Speriamo che le installino il più presto possibile. Assolutamente sì, il nostro impegno fin dall'inizio mandato è stato molto intenso sul fronte sicurezza. Abbiamo già assegnato il bando per quanto riguarda 40 nuove telecamere in città, di cui diverse saranno anche nel quartiere Roma, e quindi la ditta che ha vinto l'appalto dovrà obbligatoriamente entro fine anno installarle tutte, quindi entro la fine del 2020 avremo tutte le nuove 40 telecamere in città. E ieri abbiamo presentato l'unità cinofila, per la prima volta la Polizia Locale di Piacenza avrà l'unità cinofila per appunto il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.